Buonasera, buon sabato, rieccoci qua, puntuali ogni sabato, pronti a intrattenervi con le belle canzoni italiane e straniere, i bravi giovinotti, le bravissime fanciulle che qui si alternano in questo spazio dedicato allo spettacolo e agli eventi. E questa sera avremo un po' anche di roba da rincontrarvi, di eventi, di spettacoli che abbiamo seguito in queste ultime giornate e altri ancora che seguiranno nelle prossime. Beh, io comunque inizierei subito con la musica anche per scaldare un po' l'ambiente e abbiamo subito una giovanissima che si sta imponendo anche a livello nazionale, si tratta di Giulia Scarcella che è stata nostra ospite anche più volte. Due pezzi, iniziamo con lei, con Invece No e Ragazzi di Periferia, Giulia Scarcella. Whoa!
deciso che non era giusto amarsi più. Le mani sul viso toccano una forza che non ho, vorrei morire subito. Così non sarà giusto, ma è così. L'alba che verrà, un nuovo amore non avrà. Il cuore fa male, batte un po' più lento dentro me, e poca l'abitudine di sentirmi libera. Scritte sul telefono, siamo noi la vita che fa vivere nel cuore questo amore incancellabile. Cosa ne farò? Che leggerò per poi pensare che di te solo un messaggio resterà, ma la verità come una ferita dentro l'anima che si rialzerà tutte le volte che i problemi danno segni ripetibili. La tua bugia a una ragazza di periferia. E tu, ragazzo di città, mi racconterai parlando con gli amici tuoi. Magari per gioco sopra una storia riderai per le mie serie stupide, dove fingevi un brivido. Con te ho speso tutta la mia età, cosa ne farò di quelle frasi scritte sul telefono? Siamo noi la vita che fa vivere nel cuore questo amore incancellabile. Cosa ne farò? Parliamo d'altro, non soltanto di musica, il nostro talent questa sera, ma facciamo anche un po' di sport. Non ci capita spesso, forse quasi mai, ma è l'occasione buona perché abbiamo un autentico campione, piccolo campione. Se lo inquadriamo vediamo quanto piccolo è e quanto campione è, lo vedremo se non ci credete alle nostre parole o non l'avete letto da qualche parte delle gesta di quello che di memorabile sta facendo. Tra poco lo vedremo esibirsi. Intanto buonasera, benvenuto, avete anche inquadrato il maestro Giuseppe Cavallo, quindi parleremo anche della pluripremiata Accademia d'Arti Marziali Cavallo. Allora, intanto che nuova annualità è la vostra, maestro? Sì, siamo in una stagione molto importante, che è una di quelle stagioni che stanno preparando anche il percorso olimpico, poiché molti già lo sanno, il karate, o karate se lo vogliamo dire alla giapponese, è un'arte marziale, è una disciplina sportiva
che è entrata di diritto nel panorama delle discipline olimpiche. Quindi nel 2020 alle Olimpiadi di Tokyo vedremo anche il karate, e questo è un fattore molto importante per lo sviluppo della disciplina a livello internazionale, ma anche e soprattutto per la valorizzazione dei nostri giovani che in questo sport completo, che ovviamente favorisce l'autostima, l'acquisizione di quelle che sono le proprie potenzialità, ecco, può essere e può rappresentare un volano importante per lo sviluppo psicofisico degli individui e quindi dei cittadini del futuro. Nel nostro piccolo studio non potevamo contenere le centinaia di piccoli atleti che frequentano l'Accademia. Facciamo una particolarità, ne potremmo fare delle altre, ma cominciamo con una eccellenza della vostra Accademia, una piccola grande eccellenza. Tommaso Platì. Perché Tommaso Platì è qui? Buonasera intanto Tommaso, benvenuto in trasmissione, come va? Bene. Quanti anni hai tu Tommaso? 6. Perfetto, vai a scuola, sì? Sì. E anche abbastanza bene, mi dicono sì. Fai la seconda elementare, giusto? Sì. A Monasterace? Sì. Bravo, bravo, bravo. Perché Tommaso Platì è qui questa sera, maestro? Ma Tommaso è un grande appassionato di arti marziali, un grande appassionato che viene seguito amorevolmente anche dalla propria famiglia, con dovizia e con cura, e quindi sta ottenendo dei risultati ragguardevoli, molto molto importanti, perché la passione e il sacrificio conseguono ottimi risultati. Quindi segue me e noi, tutto lo staff tecnico dell'Accademia, che è composto oltre che appunto da me, che sono il direttore tecnico, dal maestro Geragno, dall'istruttore l'ingegnere Tavernese e dall'allenatore Rocco Garelli, ma anche e soprattutto segue, ed è molto importante al giorno d'oggi, i consigli dei genitori, quindi viene curato, come dicevo, in modo tale da poter centrare l'obiettivo che si è prefisso. Ed è un obiettivo di vera valorizzazione delle sue potenzialità, perché di potenzialità ne ha davvero tante. Applaudiamo ai successi dell'Accademia. Tra poco ci compiaceremo, godremo anche delle immagini con Tommaso Platì protagonista, ma vogliamo anche conoscere di più su tante discipline, anche su nuove terminologie. Il nunchaku che cos'è, maestro? Il nunchaku che utilizzerà Tommaso oggi viene utilizzato come, diciamo così, arma finta, arma di gomma, ma una volta si è partiti all'epoca feudale, soprattutto nell'antico Giappone, con questo strumento che veniva utilizzato per battere il riso, quindi uno degli utensili che venivano utilizzati quotidianamente e che poi sono divenuti un'arma tra virgolette impropria, poiché i continui assalti dei briganti, la impossibilità di poter utilizzare delle armi, poiché appunto il regime feudale imponeva un rigido controllo di quelle che erano le popolazioni locali, ha portato allo sviluppo all'uso anche come attrezzo e quindi di difesa, all'utilizzo del nunchaku quale strumento di difesa personale. E oggi il nunchaku è anche un attrezzo importante per lo sport. Sì, perché il nunchaku... Questo non da molto tempo, da quanto tempo? Sì, il nunchaku potremmo dire comunque che da metà Novecento è stato sempre utilizzato come strumento sportivo nell'ambito del kobudo, sì, che sarebbe do, è un suffisso in giapponese che indica la via. Cioè karate sarebbe bene accompagnarlo da questo suffisso karate do, così come judo, aikido, cioè praticamente il kobudo è la via dell'utilizzo di queste armi tradizionali giapponesi, strumenti che poi sono divenute è abbastanza diffuso nelle nostre palestre? Diciamo che... E quanto è gradito? Esatto, diciamo che non è da tutti utilizzare il nunchaku, ci serve appunto uno spirito di sacrificio. Tommaso ovviamente ha imparato a utilizzarlo, ecco, come dicevamo prima, grazie a questi impegni anche dei genitori che lo hanno seguito, il papà e naturalmente la mamma che l'hanno seguito. Lui, c'è da dire che pure un fratellino, Jacopo, che è molto molto bravo, e voglio dire, ecco, seguiti con sacrificio, impiegando del tempo, si possono ottenere dei risultati. Viene utilizzato più, a dire il vero, ad onor del vero, al giorno d'oggi come strumento sportivo però dimostrativo, sì, poiché appunto le competizioni, come molti sanno, tra i praticanti soprattutto si conosce quella che è la norma, la prassi da seguire nel caso di competizioni, che è quella comunque di non mai infierire sull'avversario, di utilizzare sempre
la forza in modo ovviamente calcolato, ragionato e quindi controllata, questa forza, in modo tale da poter sì vincere l'incontro ma senza cagionare dei danni al proprio avversario, che non è mai un nemico ma un avversario. Guarda con quale rigore e educazione tiene il microfono davanti alla bocca, anche se non parla, il nostro Tommaso. Tommaso, quello non è un ciacu, è un microfono, serve per amplificare la voce, quindi approfittiamo in questo momento e usiamolo nella maniera migliore possibile. Cioè non darle in testa a nessuno, attenzione, quello serve per dare voce, per dare fiato. Vogliamo salutare qualche amico, ecco, è lì, qualche compagno di scuola, che ne so io, eh? Sì? E facciamolo, chi vogliamo salutare? Dai. Mia mamma, mio papà. Che viene a scuola con te? La mattina, accompagnarti, sì. Quindi salutiamo non soltanto compagni di scuola, ma anche la mamma, poi? Il papà. Mio fratello. Compagni di vita. I miei compagni di vita. Vabbè, sono stato un bravo suggeritore, ok, sì. Vabbè, basta così? È un lunghissimo elenco, ma ci fermiamo qui perché lui conosce benissimo i tempi televisivi e si ferma. Allora, Tommaso Platì, ecco, che caratteristiche ha? Perché l'eccezionalità sta in questo giovane atleta? Sono doni naturali. Io penso che, come sta scritto nella Sacra Bibbia, a ognuno di noi il Signore dà dei doni, dà dei talenti. Come tu hai questo straordinario talento di presentare, gestire un talento giornalistico, di conduzione, lui ha questo grande talento nelle arti marziali. Io spero che, coltivandolo, perché le cose vanno coltivate, ecco che quando dico che l'importanza pure della famiglia è strategica nella formazione di un individuo, lo faccio perché in ogni campo, se non c'è dietro le spalle un sostegno da parte della famiglia, della scuola, nella fattispecie lui ovviamente ha anche un supporto da parte nostra, cioè dei suoi insegnanti nell'ambito delle arti marziali. Però attraverso questo sostegno, come dicevamo, lui sicuramente, se porterà avanti questo obiettivo che si è prefissato fin da piccolo, già da quest'età, sicuramente potrà conseguire dei grandissimi risultati. E chissà che un domani non possiamo vedere pure lui in campo olimpico competere al pari di tanti altri atleti, di tante altre nazioni del mondo. Così, se qualche altro ti porgerà il microfono, ti darà modo di salutare qualcuno, in quell'altra circostanza saluterai me, d'accordo? Che tu hai dato adesso la possibilità di salutare qualche altro. Allora, prima di liberare, di sgomberare il campo, voglio lasciare all'esibizione il nostro Tommaso Platì, un'ultima cosa per conoscere il futuro dell'Accademia. Sì, noi ci stiamo preparando per il torneo nazionale di forme di arti marziali, per il campionato di kickboxing italiano, che dovrebbe svolgersi, se Dio vuole, a dicembre. Dopodiché ci attendono degli appuntamenti a livello internazionale nel prossimo anno, nel 2019, che verranno impegnati alcuni dei nostri atleti che hanno ormai, diciamo così, maturato un background, un bagaglio tecnico di tutto rispetto. Poiché un'ultimissima cosa, maestro, chi volesse avvicinarvi alla vostra scuola, diamo ancora qualche riferimento, qualche recapito, qualche indicazione? Sì, noi abbiamo tre centri di allenamento, uno è a Colonia Marina, un altro a Siderno e l'altro a Polistena, quindi diciamo che proprio per la passione che hanno sviluppato alcuni dei miei allievi, poi sono sorte delle scuole, dei centri anche distaccati, dove si può portare avanti questo percorso formativo, sempre, come diciamo noi, nel pieno rispetto di Dio, certo, dei propri genitori e del prossimo. Assieme, maestro Cavallo Tommaso, mi dite, mi spiegate, ci spiegate cosa farete vedere adesso al pubblico? Sì, Tommaso farà vedere un'esibizione di, appunto, di nunciaku, l'utilizzo del nunciaku con, appunto, delle tecniche che riguardano le percosse o atemi, come vengono definite, e altre di resistenza o uke, poiché la terminologia che viene utilizzata nelle arti marziali, se di origine nipponica, è prettamente giapponese. Bene, non so se sei abituato al tappeto, noi il tappeto abbiamo, quello ti mettiamo a disposizione, facci vedere quanto bravo sei. Tommaso Platì. Ecco qua il nunciaku, ti vuoi togliere? Stop and go, adesso siamo in pausa così ci organizziamo meglio.
anche in sessione autunnale, lei che viene da queste parti, soprattutto nei periodi festivi, ma soprattutto estate, anche perché è impegnata tantissimo ora con lo studio, sta per laurearsi, però è già un'artista affermata, già richiestissima nei principali eventi dove c'è la musica popolare in tutta Italia. È stata nei nostri studi, torna nei nostri studi oggi per farci riascoltare un altro pezzo con una bella sorpresa. All'interno di questa performance della Costanzucci c'è anche un mimo. Ha ha ha! E mo cantam sa nuova
È il momento adesso di un cantautore, un altro giovane si sta affermando, di Messignati, provincia di Reggio Calabria, un altro giovane che si sta imponendo in quello che è il palcoscenico regionale intanto della bella musica cantautoriale, il nostro Francesco Punteri, che ci fa sentire dei pezzi che raccolgono anche delle belle storie scritte da lui. Da questo tempo instabile, il profumo sa di altro, è difficile. Scruto i tuoi pensieri, tu ombre non ne vedi. È in un pianto viscerale, cerco dignità. La paura è nemica della libertà di pensiero. Gira intorno a me e sarà tutto un po' più chiaro. Vetri rotti sull'asfalto, è il mio cuore che si è infranto. Mani distese su di me, sento lì. Correndo nuove vie, mi accorgo che il tuo amore è un deserto di bianche pagine. Stanco di emozioni a vuoto, io sarò. L'orizzonte è sull'orlo del baratro, ma quel filo trasparente ti scaglia te, come se ogni sbaglio sia certezza nonostante te. Vetri rotti sull'asfalto, è il mio cuore che si è infranto. Mani distese su di me, sento l'inquietudine. Ti porterò poi è inutile. Vetri rotti sull'asfalto, è il mio cuore che si è infranto. Mani distese su di me, sento l'inquietudine. Ti porterò che resta.
avvolto dalla rabbia e mille riflessioni in testa nel contesto che detesto, contesto ti detesto. Sconvolgente ribellione del mio cuore, questa vita in cantiere di demolizione, sogni spenti, derisi, massacrati, questa verità fa parte degli incapaci nel contesto. Detesto, contesto, ti detesto. È lei con dignità, è lei con unità, è lei con orgoglio, mi fa vivere e credere in ciò che voglio. E come ad ogni puntata abbiamo il nostro partner, la nostra scuola che in partenariato con noi offre l'opportunità di ascoltare della buona musica e anche delle belle ugole. Abbiamo una rappresentante della scuola di musica, di canto, Meris Gro Euterpe di Siderno. What would I do without your smart mouth? Drove me and you kicking me out. Got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what in me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. Cause all of me loves, all of you, love your girls and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose I'm winning. Cause I give you all of me, and you give me all of you. How many times do I have to tell you? Even when you cry, you're beautiful too. The world is beating you down, I'm around through every mood. Your
you're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythming and blues. I can't stop singing, it's ringing in my ear for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your girls and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. You cards on the table, we're positioning arms, risking it all to return. 'Cause all of me loves all of you. Love your girls and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Dalle cose della vita, perché così profondamente non l'avevo mai sentita. E poi ho sentito un'emozione accendersi veloce e farsi strada nel mio petto, senza spegnere la voce e non sentire più tensione, solo vita dentro di me. Nessun grado di separazione, nessun tipo di esitazione, non c'è più nessuna divisione tra di noi, siamo una sola direzione in questo universo che si muove. Non c'è nessun grado di separazione. Dato meno spazio al cuore, più alla mente, sempre un passo indietro e l'anima in allerta, che guardavo il mondo da una porta mai completamente aperta, e non da vicino, e no, non c'è alcuna esitazione finalmente dentro di me. Nessun grado di separazione, nessun tipo di esitazione, non c'è più nessuna divisione. Universo che si muove.
momento di esitazione, non c'è più nessuna divisione tra di noi, siamo una sola direzione in questo universo che si muove. E poi ho sentito un'emozione accendersi veloce, farsi strada nel mio petto senza spegnere la voce. Ieri sera all'Auditorium Unità d'Italia di Roccella Ionica ha cantato Giuseppe Povia. Lo ha fatto per beneficenza, sì, perché l'ingresso era gratuito, l'offerta è stata libera e si è aiutata così tantissima gente bisognosa di questo luogo di Roccella Ionica. L'evento è stato organizzato dal Meetup di Roccella Ionica, dei Cinque Stellati, i rappresentanti 5 Stelle di Roccella Ionica. Una bella serata trascorsa all'Auditorium Cittadino con Giuseppe Povia. Vediamo un pezzo. Ogni cosa è chiara, trasparente, che quando un grande piange i bambini fanno oh, ti sei fatto la bua, è colpa tua. Chi la canta? Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia, ma che scemo vedi però, però. E mi vergogno un po' perché non so più fare oh, non so più andare sull'altalena di un fil di lana, non so più fare una collana. Finché i cretini fanno, finché i cretini fanno, finché i cretini fanno boh, tutto resta uguale, ma se i bambini fanno oh, 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 basta la vocale, io mi vergogno un po'. Grandi fanno no, ah, io chiedo asilo, come leoni, io voglio andare a gattoni. E ognuno è perfetto, uguale il colore, e vive in pace, dare fiducia a chi mi tira il pane, più o meno come fa un piccione, l'amore sopra il cornicione, di stare vicino nei momenti di crisi. Il vento che mi accompagnava su una tegola, a volte sono solo e mi spavento, cosa ci fanno due piccioni in una favola, se tutti quanti lo sanno, ma non paura che l'amore è un inganno, oh me l'ha detto mia nonna, sai quante volte non pensavo a tuo nonno, come fa? Più o meno come fa un piccione, e mica come le persone, che a causa dei partiti Oh.
Francesco. E sposò Maria Sofia, una ragazza di Baviera, sempre uniti nelle battaglie, dal Volturno a Gaeta, aiutavano i soldati feriti, compresi nemici. Ma quei giorni segnarono la fine del regno e di un patrimonio lasciato al mondo. La prima ferrovia, la prima cattedra in economia, le miniere di zolfo, la prima flotta mercantile e militare. Le tasse più basse, le industrie, Bolgiana, Pietrazza, Castellammare, eccetera, eccetera, eccetera. Una volta, ma poi venne Garibaldi, c'era. Una volta, per un po' i soldati, i soldi, c'era. Una volta, ma la vera storia è che prima, prima dell'unità d'Italia, allo sud. Sentirete un brivido che corre sulla vostra
vostra pelle, è lì che io sarò presente, la vostra bambina per sempre, per sempre. Chi la canta con me? Ora posso amare, ora, ora posso correre e giocare, ora volo sopra le parole, sopra tutte le persone, sopra quella convinzione di avere la verità. Mi lascio soli, vai! Finisce qui questo nostro appuntamento per questo sabato del Talent Show. Noi siamo qui con i giovani talenti di Calabria ogni sabato sera alle 21:30 circa. Al prossimo sabato. Grazie a tutti.